Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo appuntamento con Replay, serata di San Martino. Abbiamo titolato dunque Zauri fa le corna dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata sul campo di Empoli. Era la prova di maturità per la squadra di Luciano Zauri dopo l'ottima partita con il Pisa contro una delle squadre più accreditate per il ritorno in Serie A grazie ad un sontuoso primo tempo ed una ripresa accorta. Il Pescara porta a casa 3 punti pesantissimi. Ora sosta di campionato, le ostilità riprenderanno venerdì contro la Cremonese, venerdì 22 novembre alle ore 21. Andiamo a salutare i nostri ospiti, Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben buonasera a tutti. rivisto. Ritrovo con piacere al suo fianco lo psicologo, il professor Pietro Litero. Buonasera Pietro, ben Buonasera a rivisto. tutti, Un grazie per bentornato a Francesco Di Francesco. Salve, Buonasera buonasera, salve a tutti. Francesco. Saluto il dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Buonasera a voi. Edoardo. Un ben rivisto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. E dulcis in fundo, non per importanza, Luca Pennese. Buonasera Buonasera. Luca. In regia, come sempre, Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Chiaramente non ci sono posticipi di Serie A e di Serie B perché siamo nelle 2 settimane degli impegni per le nazionali. In campo solo la Serie C, nel girone C è da poco iniziata Avellino Potenza, siamo sullo 0-0. Nel girone B invece è finito il primo tempo a Ravenna, Ravenna 1, Feralpi Salò 2. E appunto siamo nelle settimane delle nazionali e anche il Pescara dà un contributo alle varie selezioni europee. E non solo europee, perché José Machin, uno dei giocatori del momento del Pescara, è stato chiamato dalla Guinea Equatoriale e parteciperà alle gare di qualificazione alla Coppa d'Africa. Poi tornando in Europa, chiaramente Lelian Memushai e Grigoris Kastanos, convocati da Albania e Cipro rispettivamente, giocheranno le gare per le qualificazioni al campionato europeo. Spazio anche ai giovani, Davide Bettella, anche lui in gran forma, chiamato dalla Under 21 italiana, e poi Svante Ingelsson con la nazionale Under 21 svedese. Gioia particolare anche per Gennaro Borrelli, 4 gare di fila da titolare nel Pescara, il suo primo gol tra i professionisti contro il Pisa e la sua prima chiamata con l'Under 20 azzurra. A te. Grazie Andrea. Insomma, è scoccata la scintilla il Pescara nelle partite con Benevento, Pisa ed Empoli, ha espresso calcio ad alti livelli. Cosa è successo, Totò? Ma è quel processo di maturazione che diciamo è stato un po' lento, però alla fine credo che abbia pagato perché la squadra, insomma, rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio, è tutta un'altra squadra, nella mentalità, negli uomini, nell'atteggiamento, nel modulo, che poi credo che sia sempre l'ultima cosa, perché non è con il modulo che si vincono le partite. Oggi è una squadra che gioca, a mio avviso, un bellissimo calcio in Serie B, credo che sia, che so, solo a me, quello che la squadra che ho apprezzato di più era stato il Crotone. Oggi credo che a questi livelli ci sia pure il Pescara. Il problema è chiaro che siamo solo alla prima fase del campionato, però è molto importante che la squadra abbia trovato questa identità, che insomma sono voluto un paio di mesi proprio per arrivarci, però credo che il lavoro sia stato produttivo perché oggi abbiamo questo risultato. Insomma, è ovvio che c'entrano pure gli uomini perché che so, E poi parleremo un po' di tutto. Esattamente. Ecco, vorrei tornare a questo titolo, quando ovviamente stasera abbiamo proposto Zauri fa le corna, non vuole essere un titolo offensivo verso qualcuno, soltanto una forma di scaramanzia, intanto per il momento positivo che sta attraversando la squadra, e poi Certo. ricordiamoci che è San Martino, quindi qualcuno potrebbe anche festeggiare stasera, no, scherzo ovviamente con voi. Luca, ti trovi d'accordo con l'analisi di Totò De Leonardis? Vuoi aggiungere un tuo pensiero? Perché è ovvio che adesso non è che bisogna fare voli pindarici, la squadra sta proponendo un gran calcio, c'è stata la parentesi negativa come risultato a Castellammare di Stabia, ma sicuramente Benevento, Pisa ed Empoli sono 3 fotografie da ricordare in questo campionato, perché l'espressione di gioco è stata superiore a quasi tutte le squadre di Serie B. Sì, 3 fotografie che mi fanno tornare in mente un Pescara vincente di qualche anno fa, perché nell'impostazione tattica io rivedo il Pescara che ha vinto il campionato con Oddo. Lì c'erano la Padula, Benalì e Caprari, in questo ci sono Borrello
Machin e Galano, quindi c'è un'impostazione tattica molto, molto simile. Un merito importante di Zaro di aver sfruttato al meglio gli uomini a disposizione, ha avuto l'umiltà e la capacità di cambiare l'atteggiamento tattico quando si è accorto che non aveva gli uomini per interpretare quel 4-3-3 che aveva immaginato all'inizio campionato. Un motivo di merito, perché se un tecnico ha la capacità di adattare le sue idee al materiale umano a disposizione, gli va riconosciuto. Bisogna continuare su questa strada, ovviamente, non bisogna illudersi, ma va dato atto al presidente Sebastiani di aver inquadrato la sua squadra, perché quando lui si lamentava di dichiarazioni di troppo basso profilo aveva ragione. Queste tre vittorie contro la più forte del campionato, almeno sulla carta, di Benevento, contro due squadre importanti, una davvero importante come l'Empoli, stanno a dimostrare che il Pescara può starci. Dopo, anzi nelle prime 8 giornate, un po' tutti eravamo preoccupati, perché ricordo le trasmissioni fatte qui, quella famosa riunione in mezzo al campo, Zauri che non riusciva a trovare il bando della matassa. All'improvviso la sua intelligenza, la sua umiltà, come hai detto anche tu, sono state premiate, perché finalmente ha trovato la formula giusta, ma non tanto nel modulo, come sostiene giustamente Totò, quanto nell'atteggiamento, nel dare anche delle idee a livello tattico vicine, molto vicine a quelle di Oddo. Infatti hanno lavorato insieme in quel periodo. Edoardo, vuoi aggiungere qualcosa? Intanto sei d'accordo su questo pensiero? Qual è la tua valutazione? Sì, sicuramente le cose dette sono tutte giustissime. Io penso che il Pescara abbia avuto bisogno di ritrovare anche alcuni giocatori, perché voglio pensare che Zauri abbia, non so, utilizzato per esempio Machin Mezzala nella prima parte del campionato perché non aveva giocatori a sufficienza in quel reparto. Il centrocampo è il fulcro del gioco e la parte più importante di una squadra, e oggi finalmente abbiamo tre centrocampisti che sono di ruolo. Palmiero è stato un recupero importantissimo, Bettella in difesa è stato eccezionale ed è insostituibile, e poi abbiamo finalmente imparato ad utilizzare nel modo più corretto Galano e Machin, perché Galano e Machin non sono due ali, sono due mezze punte, sono due giocatori che giocando al ridosso del centravanti possono essere devastanti in Serie B. Quindi l'albero di Natale, 4-3 con tre centrocampisti veri, due mezze punte di qualità come Machin e Galano, e un bravo centravanti come può essere Borrelli, che sicuramente sostituisce meglio di Brunori, sostituisce meglio l'infortunato Tuminello. E io credo che questo Pescara abbia finalmente trovato un equilibrio, un'identità, è un grande centrocampo, è un difensore straordinario, perché Bettella secondo me è veramente la convocazione in è un giocatore di livello superiore, e quando c'è lui si può giocare con la difesa a 4, perché lui ha una velocità, una classe, una capacità di uscire palla al piede veramente eccezionale. C'è anche da dire che, nonostante poi l'assenza di Busellato, si temeva questa assenza, ad Empoli l'impiego di Crecco ha dato veramente un esito positivo, anzi è rimasto in campo per 90 minuti nonostante era a corto di preparazione, ha fallito un gol alla fine, ma lì è proprio la stanchezza. E poi bene Castanos, quando è stato impiegato al posto di Palmiero, bene anche Brunori, per la prima volta forse Brunori si è espresso al meglio delle sue possibilità come punta centrale al posto di Borrelli. Riccardo, vengo da te perché c'è da darti dei meriti, perché contro lo Spezia, se vogliamo, di quello che più di tutti quanti non era preoccupato. La nostra preoccupazione era legata ai risultati, perché Zauri è un tecnico intelligente. Perché in quel momento non eri preoccupato? Non c'erano segnali incoraggianti? No, allora forse non c'erano segnali incoraggianti, ma la squadra ha dei giovani di grande valore. Quando è riuscito, anche a causa di rientri da infortuni, a schierare una squadra più giovane. E poi voglio dirti anche un'altra cosa che mi è venuta in mente sull'aiuto del perché di questi risultati, perché i reparti si aiutano molto di più. Io ho notato una trasformazione nel Pescara proprio sui reparti.
Con l'Empoli io voglio fare i complimenti non tanto per il primo tempo quanto per il secondo tempo, perché quando prende un gol a un minuto dalla fine del tra poco tempo, vedremo anche questo episodio che ha fatto discutere, un gollonzo, esatto, hai tutto contro, perché giochi un secondo tempo in casa di una squadra che ha fame di risultati e la squadra si è aiutata moltissimo, e questo secondo me è l'arma vincente che ha avuto il Pescara. E poi quando giocano giocatori più freschi, che hanno fame, come... Quindi tu continui a puntare l'indice sui vecchi? Io continuo a puntare l'indice sul fatto che lui sta riproponendo la squadra dell'anno scorso. La squadra dell'anno scorso? Certo, era in primavera, lui sta... Ah, ok, la sua piano squadra. Piano la sua squadra. Francesco? Tutto vero. Tutto giusto, tutto sì. Vero, quando si vince... Intanto quando arrivano i risultati è così. Qui oltre ai risultati sono arrivate alcune prestazioni notevoli, perché a me piace ricordare anche la sei partita... Sei d'accordo con Totò, solo Crotone è la squadra che ha espresso un calcio migliore? Sì, sono d'accordo, perché Crotone per più tempo ha espresso un calcio di ottimo livello. Il Pescara è su quella strada, anche a Castellammare, ne parlavamo prima della trasmissione, sì, la sconfitta, tutto quello che vuoi, un non livello di gioco come in altre partite, ma non è stata quella una prova da bocciare, così come potrebbe far pensare il risultato. E questi sono tutti segnali che lasciano ben sperare il proseguo del campionato, tenendo presente, lo sappiamo tutti, com'è il campionato di Serie B, tenendo presente, lo vedremo quando apparirà la classifica, che in tre punti, ci sono 10 squadre, a conferma del grande equilibrio, ossia il Pescara è con 19 punti a 2 punti dalla seconda in classifica. Sì. Però se tu scendi ai 19 del Pescara, arrivi ai 16 della Virtus Entella, quelle a 16 punti sono poco sopra la in zona dei play-out. È vero che poi la classifica mano a mano si allungherà, cioè, ma non è stata mai, comunque, la storia ci insegna. Equilibrio soprattutto fino alla decima posizione. Sì, fino alla decima posizione, ossia 10 squadre in 3 punti. Il Pescara è stato bravo, tra l'altro, a sfruttare questo momento di crescita notevolissima. Pietro, allora, 8 partite che non ci avevano convinto, nelle ultime 4 grandi rilievi a livello tecnico, tattico, sembra un'altra squadra, come diceva Totò. Beh, è stato bravo l'allenatore, brava ovviamente i giocatori che vanno in campo, forse erano delle critiche non motivate, oppure era giusto in quel momento suonare anche un po' il campanello d'allarme. Le critiche sono sempre motivate se sono specifiche, quindi se sono generali no, sono distruttive, quindi c'erano dei motivi per preoccuparsi innanzitutto. Secondo me, come tutte le realtà umane complesse, anche qui il cambiamento è dovuto a una serie di fattori, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. C'è innanzitutto il cambio tattico, che sicuramente ha influito sulla squadra, anche in termini di fiducia, perché un conto è camminare con la schiena dritta e ci si sente in un modo, un conto è camminare con la schiena un po' piegata e ci si sente in un altro modo. Se questo è l'assetto tattico giusto, vuol dire che dà anche sicurezza. Tra questo però, scusami se ti interrompo, lo pensavamo anche dopo la partita di Ascoli. Dopo c'è stato l'immediato riscontro casalingo con lo Spezia e lì allora Zauri ha preso un altro tipo di decisione. Ritieni che sia il modulo oppure l'atteggiamento? Non era lo stesso modulo, però, se non ricordo appunto, male. Dopo Ascoli aveva cambiato passando alla 3-5-2, no? Che sembrava aver risolto i problemi. Invece con lo Spezia si è nuovamente ricaduti. A quel punto Zauri è passato al 4-3-2-1. 4-3-2-1, però lui ritiene che sia sempre l'atteggiamento della squadra, convinto delle posizioni, certo, degli elementi di qualità con i quali può impostare la partita in maniera diversa. Sì, in quelle partite si è coperto, ma l'atteggiamento è anche effetto, non solo causa, ma è anche effetto di come sta in campo. E 4-3-2-1 dà più sicurezza, tra l'altro permette a Mancini e a Galano di essere più liberi di muoversi. Sì. E comunque anche il rientro, come dicevano loro, di Bettella e di Palmiero ha fatto anche la differenza. Quindi insomma una serie di eventi che ha dato sì più sicurezza alla squadra. Il modo di stare in campo proprio. L'atteggiamento e la condizione atletica, certo, deve avere la qualità per emergere, per fare... Pescara ha tanta qualità in campo. Esatto, alla qualità se tu...
abbini la condizione atletica e l'atteggiamento, fanno la differenza. Totò? Sì, dimmi Pietro, poi volevo, volevo aggiungere che con il 3-5-2 o 5-3-2, secondo me, lui si è intanto in quel periodo di forte crisi cautelato e coperto e qualche risultato l'ha ottenuto. Altri risultati sono venuti da una reazione d'orgoglio. Benevento, eccetera, Ascoli, eccetera, sono venuti perché prima si era perso male. Uh-huh. E quindi da una reazione d'orgoglio. Adesso invece secondo me queste due vittorie sono frutto invece di un cambiamento più strutturale. Totò. No, io già l'ho detto, non lo ripeto, secondo me la partita spartiacque, mi dispiace contraddire Riccardo, è stata proprio quella con lo Spezia, cioè in quel momento non è che potevi pensare che il Pescara potesse, che avesse fatto una bella partita, eccetera, eccetera. È stato il momento chiave di questa svolta. E l'immagine, se ve lo ricordate, è quella riunione in mezzo al campo che è durata più di un'ora con tutti i giocatori, i dirigenti. È stato un momento in cui veramente, eccolo qua, veramente sempre è stato questa immagine. Esattamente. Era quello il momento più basso, direi, dove hai la preoccupazione che questa squadra si potesse sfaldare, voglio dire, perché non aveva un'identità, aveva cambiato modulo, eccetera. Da quel momento, da quella lì, la squadra è cambiata. Sicuramente hanno partecipato allenatori, giocatori, il presidente, i direttori, perché è stato veramente il momento che secondo me è più preoccupante della stagione del Pescara, perché dopo una serie di altalene, si risolveva o non si risolveva. Esattamente, il problema, quella è stata la chiave. Dopodiché il merito ovviamente è dei protagonisti, certo, dell'allenatore che hanno trovato questo modulo, questo atteggiamento mentale anche. Ma non è stato lì dopo Castellammare di Stabia? No, quello dopo lo Spezia. Quella è stata la prestazione peggiore. Quella è stata. Al di là della, si è toccato il fondo, la sconfitta lì, sì, con lo Spezia. Che dico questo perché non a caso si è fatto quella riunione in mezzo al campo dopo Spezia. Sì. Dopo, però, hanno partecipato tutti, perché era un momento veramente drammatico a mio avviso. Riccardo, sei stato chiamato in causa, adesso arrivo da te. No, giusto per ricordare. Là, considerate le partite che dopo aver Pescara si poteva sbandare definitivamente. Di tutto, esatto. Poi diventa difficile. No, scusami Enrico, se ricordo bene, un'ultima dichiarazione di Bettella, se non sbaglio, ha parlato invece di svolta dopo la partita con la Juve Stabia, dice che c'è stato un confronto anche lì molto importante. Lì per altri motivi. Per altri motivi sono stati vari passaggi. Perché probabilmente si sono chiariti dei rapporti interni, esatto. C'è stata l'esclusione, però Zauri non ha drammatizzato sotto questo aspetto. No. Lui dice vanno in tribuna anche Del Grosso e Bruno, la prossima volta ne andranno altri. Quindi forse ci sono stati dei chiarimenti. Ed è quello che ha fatto. Infatti, che è successo. Beh, vabbè, questo resta sempre nel chiuso lo spogliatoio, certo. Quindi sono solo loro. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché dobbiamo sentire un attimo Zauri. La svolta è una sola. È vincente una squadra. Sola, è una sola. Nel senso che è una sola. Sì, che sola. È vincente una squadra di giovani con qualche anziano, non è vincente una squadra di vecchi con qualche giovane. È la mia disamina di tutto quello. No, se tu metti in campo 8 anziani e 3 giovani, no, questa è la mia visione di quello che per il momento ho visto. Intanto è l'equilibrio non tra il numero di giovani e il numero di anziani, è l'equilibrio che riesce a trovare la squadra insieme. È bravo. Perché se no, ancora con questo discorso degli anziani, mi sembra che ultimamente non hanno giocato. Campagnaro, che l'anno scorso, due anni fa, tantissime volte non giocavo, o per problemi fisici o per scelte. E poi Drudi, perché Scognamiglio sta giocando. Ed è grosso, scusa. Quindi praticamente sono due, Drudi, e che aveva giocato un po' di partite, e Del Grosso, che stanno dimostrando tra l'altro alta professionalità. Scusami, o tutti questi altri anziani io non li vedo. No, Francesco, non so. No, giovani di tanto in tanto, quando siete giovani, il problema è questo. Memushai era uno dei più anziani. Assolutamente. E senza di lui, la squadra. Che non devono giocare. Ma non puoi fare la squadra con la carta d'identità. Non ha senso. Zauro è uno che punta sui giovani. Io ti dico che se per me, se la base è giovane e hai anziani di valore come Mushai, hai un valore, cioè ti faccio un esempio dei centrali. Scognamiglio e Bettella è una bellissima coppia, a mio avviso, perché Bettella, che è un giovane, è aiutato da un anziano quale Scognamiglio. Però a fianco, se gli metti. Io li chiamerei esperti. Esperti, anziani, vabbè, ma noi anziani, vabbè. Parliamo sempre di ragazzi e parliamo anziani, sono io, anziano. Ma se tu hai vicino gente come Zappa,
che corre, poi succede che metti giovani e fa bene uguale, però alla base deve essere giovane, deve essere 7, 8, 11 hanno avuto lo stesso rendimento, Zappa con il Pisa ha giocato bene, quando ha giocato Cioffani bene, quindi cioè questa diversità di carte d'identità è io credo relativa, che dipende dalla qualità del giocatore, dal momento. Sì, ma la freschezza atletica, tu hai visto come si aiutano molto di più i reparti, Machin che torna indietro, Galano che è tornato indietro molte volte. Non è giovanissimo. Infatti è l'esperto. Io non ti sto mica dicendo di giocare 11 giovani, sto dicendo che per reparto ne basta uno. Io credo che... Ripeto quello che ho detto. Zauri è uno che punta sui giovani, questo però, Zauri punta sui giovani, però nella prima parte del campionato, a cominciare dalla prima partita, quella di Salerno, che fu una partita abbastanza deprimente, se ce lo ricordiamo, la squadra era una squadra timorosa, una squadra vecchia soprattutto nella mentalità, nel senso che andò in campo soltanto e solamente per strappare lo 0-0 senza aver voglia di costruire nulla. Zauri secondo me nella prima parte del campionato ha avuto anche lui bisogno di crescere. Bravo. E di trovare coraggio. Giusto. E di trovare un po' di sicurezza, certo, nel suo gioco. Si è reinventato quel 3-5-2 che ad Ascoli ha funzionato anche con un po' di fortuna, però poi non ha funzionato nella partita successiva in casa, perché era un modo di giocare che non produceva nulla. Zauri è stato costretto, come dicevo prima, a far giocare Machin mezzala, e Machin non può fare la mezzala, però non ha il passo come un calzino mezzala. La squadra invece, è uscito a pochi in 8 partite, lui ne ha tentate tante, e nella prima parte del campionato ha peccato a volte anche di eccesso di prudenza, perché ha avuto paura di sbilanciare la squadra, anche perché gli mancavano giocatori fondamentali. Io sono convinto che Bettella e Palmieri sono i veri artefici del cambiamento del Pescara, perché Bettella e Palmiero hanno, ognuno uno per la difesa, uno per il centrocampo, hanno dato un'identità, una forza alla struttura del Pescara che è fondamentale. Poi Memusciai, Castanos, l'altra mezzala, vabbè, un po' tutti poi sono tutti intravedono delle armi, però stanno al posto loro, e Machin e Galano non hanno più il compito di fare Galano l'ala, che non lo può fare perché rientra sempre a centrocampo, e Machin la mezzala, che non lo può fare perché proprio una squadra che non poteva supportare il 4-3-3. Quel 4-3-3 no. Sì. Comunque andiamo a sentire proprio Zauri, perché lui ha sempre parlato di equilibrio. A fine partita, con lucidità, ha analizzato le gare, prendendosi anche delle responsabilità. Però precisiamo questo fatto, che in poco tempo non era facile ribaltare la situazione, a parte gli infortuni, ma molti allenatori ci mettono anni a capire come cambiare, farlo in 8 mesi. Sono stati bravi i giocatori, tutti quelli che vengono alternati, dimostrano tutti quanti di avere la giusta condizione. Luciano Zauri. Quindi vuol dire che lavorano bene. Vengo da te, Luca. Sono convinto di non aver risolto i problemi che abbiamo, che sono sempre gli stessi. Dobbiamo migliorare le reti che incassiamo, però chiaramente siamo in crescita. Le ultime partite hanno dimostrato che stiamo facendo meglio rispetto all'inizio. Abbiamo trovato una quadra un po' della situazione, quella che ci fa lavorare magari settimanalmente con più serenità e con più convinzione, che è la cosa più importante. Alla fine i risultati sono quelli più importanti, no? Quindi alla fine, quando proponi un tipo di gioco e i risultati ti danno ragione, probabilmente la convinzione, come dicevo prima, fa sì che poi i risultati diano appunto forza a questi ragazzi per poter portare avanti un discorso di gioco. È chiaro, quando hai dei giocatori con tanta qualità come ce l'abbiamo noi, è più facile proporre le idee. Ma il problema del Pescara in questi mesi è stata forse un po' di mancanza di equilibrio. Machin messo in quella posizione garantisce qualità e partecipa molto anche alla fase difensiva, per cui ci dà una grossa mano. Non è un caso probabilmente che i gol presi sono diminuiti di molto, e in più quando attacchiamo facciamo male con grande qualità. In questo momento andiamo avanti con questo percorso, ho dei ragazzi fuori che non stanno giocando, e mi dispiace, che comunque tutte le settimane si allenano con grande dedizione e grande umiltà. È chiaro, devo fare delle scelte, e in questo momento sto facendo altre scelte.
non faceva drammi quando si perdeva, non si esalta ora che sta vincendo. Un'analisi ha detto bene, sono i risultati che esaltano. Sì, ma avete notato come lui ha detto: abbiamo trovato la quadra e adesso Machin ha nominato solo Machin, perché Machin è stata la chiave di volta. Però ha detto, scusa, sì, che è utile in fase difensiva. Sì, però, perché dava una mano in fase difensiva, certo, ma non fa la mezzala. Perché il vantaggio è proprio che Machin in quel ruolo, quando si è nella fase difensiva, è un centrocampista in più, quella è la chiave. Esatto. E questa è la cosa, più, la cosa, ma non è chiamato a fare la mezzala. Ma, certo, la mezzala, ma questa è l'altra squadra. Io, quando parliamo di Sinner, io vorrei far riflettere su una cosa: Juventus Milan. La Juve ha provato a vincere la partita togliendo Ronaldo, voglio dire, che è il massimo del massimo, voglio dire. Quindi quando parliamo di singoli, stiamo attenti, perché poi questo è sempre un gioco di squadra in cui veramente devono avere degli equilibri notevoli tra di loro, tra vecchi, anziani, giovani, quello che volete, però ruoli, mezze punte, trequartisti, altrimenti non si va da nessuna parte se non hai questa identità di squadra e questa mentalità che ti cresce con i risultati, col fatto che comunque stai giocando bene insieme. Quindi questo è insomma, il singolo non è decisivo. No, oddio, se c'è in panchina Dybala e Douglas Costa può essere decisivo. Sì, cioè, non tutti se lo possono permettere. Il lusso di avere Dybala e Douglas Costa a parità, come dire, Ronaldo mi sembra. Esatto, dire, a parità di valori. Ho capito, ma c'hai Dybala in panchina, però, capito? Milan ieri sera ha giocato meglio della Juventus, però il Milan, se li metti a 2 metri dalla porta, non fanno gol. Però quello che conta alla lunga è l'equilibrio all'interno della squadra. Se tu hai la squadra che sa lavorare anche in fase difensiva, e qui torniamo al discorso che sta facendo Totò, hai dei vantaggi che magari altre squadre non hanno. Però poi le partite le puoi anche perdere o non vincere. L'importanza di Machin Galano, però vorrei farvi notare che le 4 migliori partite del Pescara quest'anno sono coincise con la presenza del primo minuto di un ragazzo che ha 19 anni. Bravissimo. Perché Borrelli là davanti ti aiuta, ti fa salire, difende, dà importanza. Anche con la presenza di Memushai. E Memushai, sì, però sarà una coincidenza. Però Borrelli prima non c'era, è entrato nell'11. È anche difficile scegliere il migliore in campo. È entrato nell'11, Borrelli. E Palmiero non sta ancora bene, Palmiero non sta ancora bene, perché quando avremo Palmiero al 100%, un regista così non ce l'ha nessuno. Lui è insostituibile, noi non abbiamo un giocatore. No, Castanos al suo posto, ma certo non è Palmiero, però Castanos è una mezzala, non è un regista. Palmiero ha proprio i tempi del regista. Palmiero è proprio il regista. No, volevo dire, lui e Bettella sono di due giocatori insostituibili. A proposito di quadra, Zauri però dice che nessuno è insostituibile. Secondo me Bettella e Palmiero sono insostituibili. Zauri non lo può dire. No, ma è vero che nessuno è insostituibile. Sì, ho capito, però per le caratteristiche dei giocatori, noi un altro Bettella non ce l'abbiamo e un altro Palmiero non ce l'abbiamo. Gli altri invece, anche Machin in questo momento è decisivo, anche Galan, per carità. Però i giocatori che danno equilibrio alla squadra, che hanno rappresentato la svolta, sono Palmiero e Bettella. Questa era la 12ª di campionato. Sì, 12 per... 7 gol ha fatto Galano, scusa. Sì, prego. 7 gol. 7 gol. Fate un po' la proiezione se mantiene Galano questo. Già battuto il suo record personale. Ne fa più di 20. Già io mi accontenterei del rendimento, no, non solo in fase realizzativa, nel lavoro con il resto della squadra, ma se poco mantiene 12-12-24, diventa 14 gol, alla fine dell'anno fa oltre 20 gol. Ma poi sai un'altra cosa. Lo auguriamo cosa, ovviamente, ma è difficile. Sai un'altra cosa bella che vorrei però far notare? Sì, sì, volevo solo dire che sono 4 volte che lo penso. Scusa. No, la quadra di cui parla Zauri, sì, secondo me, che è legato poi all'assetto tattico, a questo 4-3-2-1, poi fa partecipare tutti, se l'avete notato, alla fase offensiva e anche alla fase difensiva. Borrelli, Galano, Machin, li troviamo a coprire spesso nella fase difensiva. La e tutti però partecipano e segnano anche sono nella fase offensiva. Sono i primi attaccanti a fare la fase difensiva. Poi notiamo anche che questi giocatori giocano con un'intensità diversa rispetto a prima. Questa intensità probabilmente è legata a quei passaggi che abbiamo visto in campo e a tutto quello che succede, che non sappiamo.
Edoardo? No, volevo solo far notare come anche il modo in cui Galano e Mascina adesso giocano di più per i compagni. Prima, nelle prime partite, una cosa che spesso ci indispettiva era vedere Galano e Mascina perdere palloni in maniera ingenua, fare tacchetti, far tentare dei dribbling e poi perdere la palla e vedere tornava. Subito la... Invece adesso si guardano, si cercano. Io ho visto Mascina e Galano giocare molto per i compagni, alzare la... Il gol di Galano è merito di Mascina, per esempio, okay, che ha fatto, e anche di Borrelli, che ha fatto un movimento che ha aperto un'autostrada a Mascina sulla fascia sinistra, l'ha fatta entrare in area di rigore. Cioè, veramente adesso. Quello è uno schema già provato su entrambe le fasce. Se ricordate la partita precedente, stessa azione sulla fascia destra. Mascina adesso è diventato anche molto più meno egoista e più semplice nel giocare. Prima faceva tacchetti, faceva giocatine per lo spettacolo. Perdeva palloni su palloni, adesso invece fa delle cose utili per la squadra. Allora, vogliamo rivederlo questo episodio del rigore, giusto per informazione, perché ha fatto discutere, c'era fuorigioco, non c'era fuorigioco. Non il rigore, il gol dell'Empoli. Perché qui si discute se Mancuso ha toccato la palla quando Dezzi è già in fuorigioco. Ecco qui. Allora, qualcuno sostiene che Mancuso l'abbia toccato la palla, altri no. Chi vuole iniziare? Dopo Mancuso la tocca uno del Pescara, vedi? Allora, Andrea, dopo Mancuso la tocca Borrelli. Prima la tocca Mancuso, poi la tocca Borrelli. Non è sicuro, guarda, che la tocca Mancuso. Dopo, ecco, si è vista la palla. Non è sicuro che la tocca Mancuso. Poi la tocca uno del Pescara. Sì, però Andrea, che conosce bene il regolamento, ci dice che anche se la tocca Borrelli, il gol è da annullare. Esatto. Perché, Andrea? Diciamo questo, che la giocata di Borrelli in realtà non è una giocata, quello è un tocco involontario. No, voglio dire, se la tocca Mancuso. Ecco, e poi il cuore della situazione è la tocca o no Mancuso, perché se la tocca è fuori gioco, anche col tocco di Borrelli. Esatto. Se non la tocca, Borrelli praticamente non mette in fuori gioco col suo tocco Dezzi. Dezzi è in quel caso in posizione regolare. Dico un'altra cosa, se mai Mancuso tocca il pallone non con il piede destro con cui cerca la giocata, ma ci può stare anche un piccolo tocco impercettibile con la gamba di richiamo di Mancuso, beh, quella non è una giocata e quindi in quel caso abbiamo anche un'altra inquadratura. Non ho capito. Abbiamo un'altra inquadratura oltre a questa? Le uniche disponibili purtroppo sono queste che stiamo vedendo in questi replay. Quindi dicevo, se Mancuso tocca con l'altra gamba e non è una vera e propria giocata, il gol comunque è regolare. Scusa, una domanda sola, ma tocco di Borrelli rimette con no. Ecco, questo dovevamo allora capire. È fuori gioco. Se la tocca Mancuso. Sicuro. Se la tocca Borrelli, il gol è come in questo caso è regolare, perché quella di Borrelli non è una giocata. Sì, però la palla cambia direzione dopo Mancuso. La palla dopo Mancuso cambia direzione. Cambia giro? Cambia giro, ma cambia giro, non cambia direzione. Stiamo andando verso il centro dell'area di rigore, la palla va verso la porta, guarda. Guarda come cambia direzione. Ci va dopo, cambia direzione dopo. Luca, secondo me, mio malgrado, ma per fortuna è finita così, il gol è regolare. Per me Mancuso non la tocca. Adesso solo per curiosità, perché siccome non c'è il VAR, sono 15 volte che la vediamo e non riusciamo ad essere peraltro siccome il gol è stato convalidato, se ci fosse stato il VAR più che verificare se Dezzi era al di là o meno, perché è chiaro, il VAR avrebbe dovuto chiarire se Mancuso ha toccato o no il pallone. Questo non è uno di quegli episodi dove io dico l'arbitro ci ha danneggiato. L'arbitro, se permettete, ci ha danneggiato, ma io ogni tanto lo ridico perché è bene ricordarlo. Ci sono altre partite. Il VAR in Serie B è indispensabile, non si può guardare un campionato importante come quello senza VAR. Per me è fuori gioco perché Mancuso tocca la palla. Se tu guardi il giro della palla, cambia giro, se tu guardi i quadrati della palla quando arriva tocca e cambia, perché lo tocca. Sì, ma il problema è diverso. Quindi secondo me è fuori gioco. Il dubbio c'è. Io credo che col VAR questo sarebbe stato annullato. Secondo me, perché la posizione del giocatore davanti al portiere è da prima che ci sia la
Lì il VAR bandierina immediatamente. Il VAR doveva semplicemente stabilire in quel momento. Ma io mi chiedo come ha fatto il guardialino a non sbandierare. Esatto. Cioè un guardialino che sta lì a guardare la posizione di Dezzi e vede una deviazione, nel dubbio come fa a non sbandierare? Perché la colpa non è dell'arbitro, la colpa è del guardialino. È logico. Anzi, il guardialino vede proprio Dezzi. Lo vede davanti al portiere. Come fa a sbandierare? Cioè, Pietro, secondo me è regolare, ma la mente inganna anche qui, perché stiamo su un piano bidimensionale, lì manca la tridimensionalità. Certo. Tecnico forte. A Clinco, ma se non c'era quel gol annullato, le illusioni ovviamente che ci sono. Questi sono pure quando lo vediamo con gli episodi con il VAR, che resta sempre a volte un minimo di dubbio. Certo. Se noi che l'abbiamo visto e rivisto tranquilli, rilassati, certo, contenti per la vittoria, quindi influente e tutto, non riusciamo a essere sicuri, perché nessuno di noi è sicuro. Però se sicuro tu facevi il segnalino, c'era la bandiera. Non so chi lo diceva, molti altri episodi che ci hanno penalizzato. Io stavo a dire, Pescara quest'anno fino adesso è stato sempre penalizzato dagli episodi. Non cambia la direzione la palla. Dove lo vedi il giro che cambia, Riccardo? Guarda, secondo me cambia. Guarda i quadrati del pallone. La palla sta andando, guarda il centro, guarda i quadrati del pallone. Ma quelli l'effetto, guarda i quadrati del pallone. Quello è l'effetto della palla. Come le vedi? Guardate, la traiettoria non cambia, guarda. La traiettoria non cambia. Ma come ci va a finire davanti? Perché da questa inquadratura non cambia. Scusa, ma come ci va davanti poi? La palla sta andando là, come va avanti la palla? Perché c'è la deviazione di Borrelli. C'è sicuramente. Da Mancuso a Borrelli la traiettoria cambia, perché Borrelli sta più avanti. Borrelli sta più avanti. Il settore sinistro dice che non cambia. Il risultato non cambia. Quello che abbiamo, appunto, io dico. Cambiamo dallo strumento. I problemi sono altri, ci sono stati altre volte. Torneremo ancora qui. A tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:40 minuti, allora Zauri fa le corna, ripetiamo, sempre nella serata di San Martino. No, perché soprattutto fa le corna perché per Scaramanzia prosegue il campionato, giusto. Ci siamo arrivati finalmente. Luca, hai detto che ci sono delle analogie con l'anno di Oddo anche per il modo ora di proporsi in campo. Zauri in effetti ha lavorato poi quell'anno con Oddo. Vediamo se sono d'accordo gli altri amici, perché io sono d'accordo con te, però sentiamo anche gli altri. Edoardo. No, è verissimo, perché poi ricordo perfettamente che il modo di attaccare di Oddo non era particolarmente, non privilegiava particolarmente le fasce e i cross. Si giocava centralmente con la palla al piede, con giocatori molto tecnici come Benalì, come Caprari, e si entrava in area di rigore, palla al piede. Con Galano e Machine si può fare questo lavoro qui. Poi Palmiero e Memusciai sono giocatori che la palla comunque la trattano bene, Castano sulla stessa cosa. Cioè possiamo veramente. Credo che abbiamo fatto anche più punti dell'anno di Oddo. A questo punto del campionato credo che abbiamo già qualche uno o due punti in questo più dell'anno di. Gli step poi ci portano Per fortuna la Serie B è un campionato lungo e che ti aspetta. Quindi noi siamo partiti male, però per fortuna non è che le altre corrano particolarmente. Il Benevento sta un po' più avanti, ma abbiamo visto a Pescara che Riccardo, sei d'accordo con questa analisi? Zauri uguale a Oddo o no? Non tanto, nel senso che un gioco di come mentalità, sì. Nel senso del gruppo, della squadra, era vincente quella di Massimo e credo, spero che sia vincente quella di Luciano. Ma il modo di giocare no, noi giocavamo il gioco di Massimo al 90% sulla Padula, punta centrale, noi non abbiamo la Padula purtroppo quest'anno, quindi non è un gioco simile come tipo di gioco. Come mentalità sì, il gioco noi giocavamo molto più su Machine, sulle giocate delle due mezze punte di Galana e di Machine, mentre noi per quanto riguardava il gioco di Oddo giocavamo molto più sulla Padula, infatti è stato il capocannoniere della Serie B. Totò. Ah sì, è giusto il modulo è quello, la scelta è quella, anche il tentativo di far gioco è in quel modo, però il copia e incolla nel calcio non esiste. Esatto. Lì, se ti ricordi, i due trequartisti erano Benali e Caprari, tecnicamente sono molto molto diversi anche da Machin e Benali, sono due giocatori. No, però il riferimento di Luca non è sulle caratteristiche dei giocatori, sui tagli. No, sui tagli, scambi, sulla cosa. Quella giocava probabilmente proprio per il tasso tecnico che aveva. Molto più elevato quel tasso tecnico. Benali è vero che giocava trequartista, però era veramente tutto campista perché stava dovunque. Quindi le caratteristiche anche tecniche erano diverse, però la mentalità è quella, l'impostazione è quella, che Galano lo trovi dietro, ma scende dalla mano, però, come facevano quelli, poi magari c'era tutto perché ci ha messo tanto tempo, però tanto tempo, 8 partite, otto partite sono tante, posso rispondere? Mi ha aspettato un campionato l'anno scorso, forse gli infortuni, posso rispondere? Forse tanti infortuni, Machine per entrare in condizione ci ha otto partite, ma giocava in un ruolo sbagliato, posso rispondere? No, facciamo completare, Totò poi vengo da te. Grazie. No, appunto, direi la speranza è che possa avere lo stesso esito, però chiaramente, come dice pure Riccardo, in questo momento anche soprattutto il centravanti è proprio il ruolo
del tutto diverso rispetto lì il finalizzatore era la Padula, ma perché? Per caratteristiche, altre qualità, mentre Borrelli è un giocatore preziosissimo in questo momento, anche per far salire le due mezze punte, voglio dire. Quindi è abbastanza diverso. Riccardo, torno a te, poi sentiamo gli altri. Non volevo rispondere a lui come mai ci ha messo. Secondo me lui ci ha messo tempo a trovare i suoi 11 giocatori. Lui quando ha detto abbiamo trovato la quadra, io credo che lui abbia trovato i suoi 11 titolari, questo è un mio pensiero, e ha fatto digerire agli altri 11 che sono le riserve titolari. Questo è il perché secondo me è arrivato, ci ha messo questo tempo. Lui adesso ha trovato i suoi giocatori, io potrei dirtela secondo me quali sono gli 11 che vanno in campo con tutti i disponibili e dovesse giocare la finale, perché... non meglio trovi non sbagliare. Riccardo, scusa, però il campionato le vinci in 11. No, voglio dire, la qualità, la bravura dell'allenatore sarà quella gestione. Proprio di poter utilizzare tutti. Assolutamente sì, ma lui ha tirato fuori gli 11 titolari. Sì, facciamo il caso di Sciopoli, esce e entra, finale, il rendimento è quello, voglio dire. Se c'è una finale ho già in mente l'11. Assolutamente sì. Ma va bene. Io credo che la quadra sia Zappa, Bettello, Scrigno, Masciangelo, detto prima, sono gli 11. Alla soluzione tattica, al modo facile di interpretare lo schema, al modo di collaborare tra reparto e soprattutto al fatto che, chi è che lo sta dicendo? Lui, ecco, Ciofani, l'abbiamo detto pure prima, chiunque gioca, certo, deve dare il modo. Adesso in questo momento è difficile mantenere poi questa... Tutti questi aspetti positivi fino alla fine della stagione. Però oggi chi gioca uno o gioca l'altro, la soluzione, secondo me, questo no? Si riferiva a Zauri. Perché nell'ultimo quattro partite... Riccardo, guarda che nessuno è d'accordo manco con te, quindi ci sta, la parte del gioco. Sei d'accordo? Mica la fine del mondo. Un po' per necessità. Un po' necessità, un po' dettate, però io credo che lui i suoi 11 ce li abbia. Poi a seconda di chi incontra, e a seconda degli infortuni, a lui abbia dei vari sostituti. La sua bravura sarà quello, come dice lui, di tenerli tutti. Per tornare alla tua domanda, due dicevi, Edoardo? Sono quasi uguali le ultime due. C'è Crecco al posto di Busellato e Ciofani al posto di Zappa. Per tornare alla tua domanda, non sono cambi che cambiano la... Infatti mica si può cambiare Infatti si era partito dall'idea della squadra, se questa come modo di giocare era un'idea. Io rispondo dicendo che il 4-4-2 di Sua Santità Sacchi e il 4-4-2 di Ancelotti, l'idea era la stessa, poi le espressioni erano diverse dovute ai giocatori diversi e non su ci Ancelotti dimentiamo. Però c'è anche l'albero di Natale. No, l'Ancelotti, il primo Ancelotti, quando ha cominciato a fare allenatore, ovvio, adesso c'è l'albero di Natale. Non vi dimenticate che tra l'altro chi ha la fortuna di avere tempo di seguire Sky quando fa i programmi li rifà, l'ultima intervista di Matteo Marani, di Paolo Condò, scusami, a Ancelotti, lui spiega che è stato troppo integralista all'inizio della sua carriera, quando gli si ricordava che aveva chiesto al Parma, non mi prendete Baggio perché non so dove metterlo. E questo è un altro segno della grande intelligenza di Ancelotti. No, volevo aggiungere questo, tanto per tornare sul discorso degli undici che dice, senza andare troppo lontano nel secolo, nelle ultime due partite Zauri, partita in corsa, ha cambiato pure il modulo, fatto un 3-5-2, quindi di che stiamo a parlare degli 11 base? Ci sta una squadra che ha la sua mentalità, l'interpretazione, l'applicazione, dipende pure dalla partita come riesci a cambiarla, come ti serve, quindi non ti possono servire solo 11 uomini, altrimenti Drudi, che ci dovevi fare? Lo rimandi a casa. Però per me, chiarisco, era un po' più sottile la cosa, questo hai perfettamente ragione, non discuto, io discuto sul fatto che lui ha dovuto far digerire a qualcuno che forse si sentiva titolare che non lo è. Quello fa parte del tipo gioco rosso, che tipo te lo dico, io non l'ho proprio, ma è un mio, ma tipo Bazzano si è fatto male, tipo Campagnaro, ma stesso che se sta bene gioca, non è vero, se sta bene Campagnaro non gioca più, per me è un mio pensiero e mi assumo le scusate di quello che dico, non è nessun problema. Secondo me oggi se Campagnaro sta bene non gioca,
prima. Vedremo. È un mio pensiero. Ma capire, ma non lo dire. Non ma che lo devo dire? Ma non ha senso. Non ha senso. Allora puoi dire qualsiasi cosa ti passa per ma la testa. No, io sto dicendo. Ma come fai a dire che Giauri ha deciso che Campagnaro non gioca più? Ma come no? Hai detto quello. No. Ricca, le parole sono importanti. Ma certo, ma io l'ho detto questo. Non lo dire. Io ho detto il mio pensiero. Secondo me. Non gioca più. Non secondo lui. Secondo me. Se prima giocava perché diceva sto bene gioco, adesso sta bene non gioca, è un mio pensiero. Vabbè, lui ha fatto digerire a qualcuno il fatto che non è titolare. È esattamente quello che ti ho detto Pietro, però ci perdiamo di vista che il calcio è uno sport di squadra. Sport di squadra, quindi l'orchestra deve suonare, come dire, in modo armonico, altrimenti si stona, no? Sì. E qui la cosa evidente, secondo me, delle ultime partite, come ho detto prima, e questo avvicina Zauri, secondo me, a Oddo, che molti o tutti partecipano sia alla fase difensiva che alla fase offensiva, una sorta di calcio totale. Questo lo avvicina. Scusami, Piero, dipende dalla squadra, normale. Ma insieme, partecipano. Ma le squadre sono così, non ma è che non lo c'è era un altro fino a poco modo. Tempo fa. Sì, ti voglio dire, le squadre che funzionano sono quelle che fanno quello che dici tu, quindi adesso sta funzionando. Sta funzionando. Edoardo, io vorrei spendere una parola perché nessuno mi sembra che ci abbia pensato, per Castrati. Sto ragazzo è entrato al posto di Fiorillo, che è un portiere di grande esperienza, ed è entrato e non lo ha fatto rimpiangere. Io ho visto la prestazione di Empoli, ho visto Castrati guidare la difesa con un'energia, con un carattere, con una determinazione, richiamare i compagni, guidare la difesa sui calci d'angolo, sui calci piazzati, eccetera, con una personalità eccezionale. Io credo che questo ragazzo meriti una menzione perché l'infortunio di Fiorillo ci poteva costare caro. Certo, certo. Perché non è un portiere qualunque Fiorillo. Fiorillo è un... Non sta facendo l'impianto. Non lo sta facendo l'impianto e sta crescendo di partita in partita. Una parte del merito dei gol che non abbiamo preso, secondo me, sta anche nella sua personalità. Insomma, Luca, dopo qualche anno torniamo anche a divertirci, perché lo scorso anno è vero che avevano molti risultati positivi, però era un calcio che non piaceva. L'anno prima con Zema non arrivavano né risultati né... nel gioco, dopo Oddo, diciamo che questo è il miglior Pescara? Sì, è verissimo. L'anno scorso è vero che il Pescara è arrivato a una traversa, a un quarto d'ora da un rigore dalla finale playoff, però. Ma questo non per criticare il passato, proprio per motivare la scelta iniziale di Zauri, che aveva lavorato bene in primavera. Si guardavano le partite, però si sapeva che lo spettacolo era quello, uno spettacolo non adatto al palato fino del pubblico pescarese. Quest'anno la scelta nelle ultime quattro partite ha premiato la società. L'anno scorso la primavera di Zauri, mi raccontano quelli che andavano a vedere, era divertente come divertente pescare dell'ultimo mese. Quello che vuole il pubblico, secondo me questa è la strada anche per riportare un po' di gente allo stadio, perché il grande assente è il pubblico. Se continua così, tra breve rivedremo, secondo me, gli spalti più popolati. Riccardo è d'accordo su questo argomento? Perché... Sì, assolutamente sì, la mancanza, che poi non è la mancanza di pubblico, perché su questo Totò dice bene, lo zoccolo duro è quello. Lo zoccolo duro sono quelli, poi quando va bene ci sono quei 5-6 mila tifosi in più, quando va male. Però se lo spettacolo ti coinvolge, anche lo sportivo che sta, che se la vede da casa dice me lo la vado a vedere allo stadio perché mi diverto. Però devo dirti che effettivamente se il Pescara continua a giocare in questo modo, il tifoso. Lo sportivo, più che il tifoso va, lo sportivo è più chiaramente, se il Pescara va bene la gente ha più voglia. È difficile restare a questi livelli secondo te, Edoardo? Ma guarda, la Serie B di quest'anno è un campionato estremamente livellato, ogni domenica può succedere di tutto, il Pescara ha vinto col Benevento 4-0. No, come espressione di gioco intendo. Come espressione di gioco io credo che, guarda, facendo le corna di Zauri, se gli infortuni ci lasciano in pace, cioè se abbiamo pagato il dazio che dobbiamo pagare nella prima parte del campionato, se quei giocatori fondamentali rimangono sani e come devono essere, io credo che poi gli altri possono ruotare, possono cambiare, ma se quei 5 giocatori che danno identità, che sono la spina dorsale di questa squadra, rimangono sani e in buone condizioni fisiche, il Pescara ormai
il gioco lo ha trovato e lo può mantenere. Con quali risultati? Ora è chiaro che non è che siamo diventati improvvisamente il Liverpool o il Barcellona, siamo una delle buone, migliori squadre della Serie B, ma noi possiamo vincere col Benevento e perdere con la Juve Stabia, cioè vincere con la prima e perdere con l'ultima a distanza di 3 giorni, quindi non è che ci possiamo illudere già da adesso a fare grandi programmi, anche perché poi sappiamo anche che andare in Serie A, insomma, adesso non stiamo a fare voli pindarici, l'importante è che ci divertiamo, che torniamo ad avere voglia di andare allo stadio, che abbiamo una squadra competitiva che ci dà soddisfazioni e poi insomma in primavera. Allora, questa era la prerogativa, quella di tornare a rivedere un buon calcio, non diciamo il bel calcio perché non si sa mai qual è il bel calcio, un buon calcio. E come si fa a convincere gli scettici, che sono sempre di meno, perché poi un po' tutti si stanno convincendo sulla bontà del lavoro di Zauri e della squadra, Francesco? E qui è difficile dare una risposta, sapere qual è la medicina per la continuità di prestazioni. Secondo me forse soprattutto è la continuità di risultati, perché credo che adesso il Pescara sia uno che era raffreddato, che gli piace il calcio, che ha seguito il Pescara anche se solo nei momenti migliori, vede che sente che tutti quanti dicono che Pescara gioca bene, entusiasma, ci mette tanto, tanto vigore, quindi tante qualità, la classifica comincia a essere quella che è, certo, ancora presto perché ripeto, ma la classifica tre punti in tre punti, 10 squadre, significa che una volta che ti viene un raffreddore, l'anno scorso siamo stati primi in classifica, lo starnuto, bravo, tempo, dopo torni subito al 12°, 13° posto, però vede che ci sono tutte le premesse per un qualcosa di più bello, per essere così, non entrare nel dettaglio, credo che magari non si arriverà ai 15.000 spettatori, ma quelli, diciamo, insomma, è un anno dove ci possiamo divertire, che Pietro, dovrebbero tornare allo stadio. Sembra di sì, il bello sicuramente attrae, quindi il bel gioco, soprattutto il Pescara è la squadra che segna di più, quindi significa che sono sempre convinto che il bel gioco sì, ma più di tutto attraggono i risultati. Adesso stiamo anno però non è stato così, ma d'altronde la storia di Pescara con De Cani e con Pilloni, il pubblico non è mai aumentato. Esatto. Sono stati però 2 anni che hai sfiorato la Serie A, eh? 2 anni? Sono due stagioni hai sfiorato. L'anno scorso abbiamo sfiorato la Serie A, sì, e con De Canio la stessa. Solo ai playoff, la stessa cosa. No, Francesco, non in un modo io non ti sto dicendo, certo, io preferisco questa situazione qui, questo Pescara, che ovviamente poi di conseguenza li ottieni. Che poi non è che si chiede la luna. Ti può andare male, ossia giocando come sta giocando adesso il Pescara, ti può andare male una volta e non riesci a vincere e quindi pareggi, un'altra volta magari capita la giornata storto o trovi l'avversario altrettanto bravo e perdi, ma alla lunga ti ricordi lo scorso anno le polemiche, appunto, alla lunga i risultati li ottieni, insomma. No, facciamo completare i piedi. Sì, volevo dire 2 cose importanti. Il Pescara intanto, come si diceva prima, come dire, si diverte di più in campo anche con i tacchetti, no? Si diceva, no? Che abbiamo visto, questo è segno anche di maggiore fiducia in campo, altrimenti non li fai i tacchetti. Quindi significa che sta crescendo anche in sicurezza, e la sicurezza secondo me dipende anche dal fatto che il Pescara... Edoardo non è d'accordo? No, ma Cil faceva troppi tacchetti nel periodo brutto in cui ha provato a fare la mezzala, voleva fare lo stravedere, giocava per se stesso. Adesso quelli di Galano, i tacchetti non ne fa, alza la testa, guarda Galano, la mette dentro, gli fa fare gol, fa l'assist. Cioè adesso Machin gioca per i compagni, gioca per la squadra, anche per se stesso, ma non in maniera futile. Ma adesso Machine è diventato concreto, e quando faceva i tacchetti mi riferivo a delle partite in cui che adesso è stato... Machine fa tutto questo perché ha una condizione migliore di quella all'inizio, mi riferivo a Galano. Galano è uno di quelli che ha avuto una ha cominciato a fare gol subito, però a finire, se no lo interrompiamo questo sempre. No, figurati. E l'altro aspetto che è importante secondo me di queste ultime partite è che il Pescara sta imparando a soffrire. Saper soffrire e poi vincere e convincere fa molta convinzione, come diceva, per riprendere le parole di Zauri. Convinzione. Totò?
No, tornando agli scettici, quando, voglio dire, intanto per quanto riguarda Machin, io ritengo, non è che faceva i tacchetti, Machin giocava in una squadra che non era squadra, così come Galano, le critiche che ha preso Galano nelle prime partite sembrava che fosse un giocatore finito, Machin uguale, però in quel momento, cioè adesso questi fanno parte di una squadra, esatto. Una squadra che gioca, il problema, la crescita, non è perché Machin è forte, però cresce perché cresce la squadra, è inserito in un complesso di squadra che è funzionale anche a lui, voglio dire, quindi non era che lui faceva i tacchetti, anche adesso le fa le fesserie, nel senso perde la palla, fa la giocata di più, però la squadra lo supporta in questo momento. C'è tre centrocampisti alle spalle. Ma sì, tre centrocampisti, quando ti parte, non è che lo può fare, fa quello che gli pare, e sta inquadrato in una squadra che gioca un calcio razionale. Per quanto riguarda gli scettici, io vi ricordo che gli scettici che ho conosciuto io sono ai tempi di Cadè, quando è arrivato, ai tempi di Galeone, scettici a non finire, con Massimo Oddo, voglio dire, i scettici, aggiungo con Caprari, quell'anno che sembrava che Caprari, ricordate tutti, la polemica col pubblico, i fischi, eccetera. Poi, il problema, gli scettici poi, il pubblico deve entrare in sintonia con la sua squadra, in sintonia con la sua squadra ci entra se questa squadra ti dà comunque uno spettacolo al di là della vittoria, al di là del risultato, che ti dà delle emozioni, che so, è così che si cresce, cresce l'empatia, voglio dire. Totò, io sono ovviamente d'accordo con te, però sul fatto ho sbagliato io a definirli scettici, perché molti in questa città... Sì, certo. Non gradiscono più le vittorie del Pescara e tutto nasce, lo sappiamo, no, da questo rapporto con la società di odio e odio. Sebastiani. Rapporto e quindi, di odio e odio. Qualsiasi, non lo capirò mai. Qualsiasi, non lo so, nessuno può capire. Se tu di Pescara, però, di nessuno Pescara. Può capire. Questo è un discorso che è anche antipatico. Sì, appunto, però che c'entra che a te non che tu non ho capito, ma infatti spieghiamolo. Ho sbagliato, io non sono scettici. Appunto, sono un altro aggettivo. Secondo me. Meno è così, sì, ma secondo me meno. Secondo me meno, cioè nel senso che quelli che per partito preso contestano Sebastiani sono secondo me meno. I social è così, no? Sì, quando vince Pescara scrivono in 10, quando perde Pescara in 1000. Sì, ma me, io ma difatti voglio dire quando lasciamo perdere i social. Io dico quando il pubblico entra in empatia con la squadra. Questi famosi scettici sono, come dici tu, la minoranza, cioè quelli che magari manco vanno allo stadio. Però per dirti, rischiano di rovinare così soprattutto l'immagine della città. No, ma soprattutto però, nei momenti difficili con la forza del gioco e dei risultati li zittisci, capito? Perché io sto ai distinti, c'è gente che quando il Pescara perdeva col Crotone, con lo Spezia... Per fortuna la maggior parte soffre. No, però c'era gente che quando il Pescara perdeva col Crotone, con lo Spezia, gioiva perché diceva finalmente ci libereremo di Sebastiani. Se procediamo, finalmente ci libereremo di Sebastiani. Ma perché poi molti pensano anche contro Zauri, che è una scelta di Sebastiani, poi è stato rivalutato perché ha messo fuori Bruno. No, ma Bruno in campo, eccetera. Allora, sono tutte cose che chiaramente hanno alimentato quelle persone che odiano Sebastiani e che vorrebbero che il Pescara perdesse per liberarsi Sebastiani. Però queste persone le zittisci, e lo dico non perché per Sebastiani, lo dico per il Pescara. Tanto Sebastiani non me ne importa niente, mi interessa che il Pescara non retroceda e abbia dei buoni risultati invece, al contrario. Non tanto dico non va A, via. Ma almeno Sebastiani mi interessa. Però li zittisci. È difficile trovare persone oggi che fanno calcio e che ti garantiscono la tua realtà, perché la realtà è la B, poi ogni tanto arriva sopra la torta, ci metti la panna invece di metterci solo due cosette sframicate. Quindi io ho criticato tecnicamente, ma Sebastiani prende Baroni, Sebastiani prende le critiche che prendono tutti i presidenti di tutto il mondo, anche quelli che vincono in continuazione. Io me lo tengo stretto perché continuo a fare calcio, perché fa calcio in un determinato modo, dando solidità a una società ed evitando casini di qualunque genere. Mo chi vuole capire capisce. Chi no, io non critico gli altri. Io credo che la gestione Sebastiani abbia portato a Pescara i giovani più forti della storia del Pescara di tutti i tempi,
come giovani che ha lanciato, perché con la gestione Sebastiani i giovani più forti, tutta, guarda, quasi tutta la nazionale italiana la è passata Zauri, da Pescara. La scelta di Zauri era rischiosa, tornando sì, ma ai quasi tempi tutti i giovani attuali più forti che hai in nazionale sono passati da Pescara, quindi ti dimostra che tu la strapaesana non hai conosciuta. La strapaesana Luca, no, ma è assurdo continuare ancora oggi a criticare il Sebastiani. Sebastiani è 10 anni che fa calcio a Pescara, ha vinto 2 campionati di Serie B, cioè ha dimostrato di sapere fare calcio, ma poi non l'ha fatto nessuno. No. L'unico, io l'ho detto, l'unico a volte rimprovero che si può fare al presidente è di difettare nella capacità di comunicare. A volte va. Qualcosa potrebbe non dire, però è un difetto a cui si può soprassedere. Quando vinci 2 campionati di B, uno di C, hai un playoff. È vero che poi in Serie A si poteva far meglio, si poteva fare di più, ma sempre stiamo parlando di Serie A. La Serie A è un altro mondo dove altro ci vogliono altre con risorse. Realtà imprenditoriali completamente diverse. Sempre di un che ci auguriamo un giorno possa arrivare anche a Pescara. Che non è ricco di famiglia come tanti imprenditori. No. Cioè, vediamo anche, collochiamolo per quello parlo che di calcio, parlo che di scelte, sì. Perché anche quest'anno la scelta di Zauri era molto rischiosa. Assolutamente sì. Era rischiosa, ma quello che vorrei far capire, secondo me la scelta di Zauri è una scelta ponderata, esatto, ponderata, pensata, ci avrà riflettuto, certo. Ha vissuto un anno con Zauri, dice, ma un conto è allenare la primavera e un conto è allenare una squadra di Serie B, su questo siamo d'accordo, però ci sono migliaia di valutazioni che un dirigente può fare stando a contatto, sì, però ti può riuscire, non ti è ovvio che non gli sono riusciti, ma ho capito, ma pure se prendi l'allenatore esperto ti può riuscire o non ti può riuscire, insomma, no, poi mettici anche i discorsi di natura economico, ossia il bilancio della società, 1+1+1 arrivi a fare determinate scelte. Fare calcio credo che sia difficilissimo in questo momento per tutti, lui, certo. Per tutti, e lui che, ripeto, scusa, hai detto che non è, che non gli è riuscito Stroppa e Bergoglio, e Stroppa non è riuscito, e Pescara non mi ci metto pure io dopo 27 anni che vengo qua a Pescara, non abbiamo pazienza, mo non ho detto non avete, non abbiamo pazienza, perché Stroppa ha dimostrato di essere un buon allenatore, perché Stroppa fino a un certo Stroppa girone di andata aveva appunto Stroppa, dopo si è sfasciato tutto, perché fino a Natale, quando andava bene, già in quel periodo si discuteva, ma perché quello c'ha il capello fuori posto, ma perché gioca Giovanni e non gioca Pasquale, ma no, non mi dite che non è così, se no mi alzo e poi torno, non è che me ne vado, mi alzo però è così, non è faccio la fine Toto, ti metto il mio giudizio. Allora Stroppa che abbiamo conosciuto non è Stroppa che, no, che è ovvio, no, allora ci mancherebbe, è ovvio che era una scommessa, no, quella lì era già caso, soprattutto perché andava in Serie A e stava in Serie A, è stata una forzatura allucinante, poi la Prodi senza i pezzi Toto non ti ho detto che forse le colpe non erano nemmeno tutte di Stroppa, ma come no, è ovvio che non erano tutte di Stroppa, probabilmente non era il momento giusto per prenderlo, scusa che quella fu, perché io non ricordo quello che ho detto anche tanti anni fa, è stata una scelta azzardata. Tipo andare bene o no, questa di Zauri è stata secondo me una ponderata, scelta ponderata, come di Francesco e come Otto, come di Francesco e come Otto, queste sono le differenze in serie perché Dario sta in un'altra categoria, allora, che non era B, in Serie B Sebastiani ha sbagliato poco, diciamo la verità, in Serie B Sebastiani in tutti questi anni ha sbagliato poco e niente. Non gli si può in Serie A è facile sbagliare, è anche facile sbagliare, invece in Serie B non ha sbagliato, in Serie A, invece purtroppo non si è dimostrato, non lui, non si è dimostrata la società all'altezza, forse anche come organizzazione, come scelta, forse c'è una differenza a livello di potere economico, perché posso aggiungere una cosa semplicissima E poi andiamo in pubblicità dopo, esatto, Sebastiani di 10 anni fa non è Sebastiani di oggi, anche lui ha maturato un'esperienza notevole, vuol dire oggi è veramente, e secondo me si può e si deve permettere le sue esternazioni, perché basta dire, come credo che nessun presidente sia stato vicino a Zauri il momento peggiore, altrimenti vuole dire Sebastiani 10 anni fa probabilmente faceva come ha fatto con Stroppa, voglio dire, mentre invece però adesso non è stato mai un mangio allenatore, anzi con Paroni, però voglio dire, oggi a mio avviso è uno dei dirigenti più bravi al mondo del calcio, e poi lo dico una cosa, andiamo in pubblicità a tra poco, è vero sono d'accordo.
Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Biancheria Grandi Marchi, Borbonese, Blue Marine, New Joe, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale New Joe, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunta assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1 più 1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre. Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Che succede? Eh? Una bella idea. Siamo in diretta e Francesco sta ancora No, stavo dando un suggerimento all'amico Andrea Costantini. Che novità abbiamo sui social? Allora, è successo qualcosa? Sì, intanto Serie C Girone B finita a Ravenna, Ravenna 1, Feral Pisalo 2, al Partenio Lombardi nel Girone C Avellino 0, Potenza 2. Questo è il parziale, in corso il secondo tempo. Sui social Luciano Zauri, il tecnico del Pescara, si è un po' calato in questo clima di ironia che sta caratterizzando
l'area dei social media della Pescara Calcio, che sta facendo parlare tanto di sé con dei tweet molto appunto ironici. Alcuni hanno fatto capo insomma al caso Segre, altri per la lotta contro l'intolleranza e le forme di razzismo, però ci sono stati degli altri tweet che ad esempio hanno enfatizzato la situazione di Ibrahimovic. Si è parlato di un ritorno al Milan, ebbene il Pescara lo ha dipinto, diciamo così, con una maglia bianca-azzurra, magari potrebbe venire a Pescara simpaticamente, così come anche il caso Ronaldo. Il CR7 ieri è uscito contrariato perché non indossava la maglia bianca-azzurra. Allora cosa ha fatto Luciano Zauri? Ecco qui questo montaggio, no, con due screen, da una parte Zauri con un Ibrahimovic in maglia bianca-azzurra e sotto Cristiano Ronaldo con la maglia bianca-azzurra. Chi lo va a spiegare a mio figlio? Scrive Zauri sul suo account Instagram in maniera sempre simpatica, menzionando la Pescara Calcio e l'addetto stampa Massimo Mucciante, che poi risponde anche lui simpaticamente. Quindi insomma questo simpaticissimo post descrive anche il momento di serenità e di allegria che si sta vivendo in questo momento in casa Pescara, con due stelle in biancazzurro. Di Pescina, che gli hanno portato fortuna, no? Il fatto che alla vigilia sia andato a disputare l'ultimo allenamento proprio nella sua terra natia, no? Assolutamente sì, tant'è che dopo la partita di Empoli lui ha postato delle foto della Pescara Calcio che lo ritraevano appunto all'interno del campo Barbati di Pescina, e lui ha voluto ringraziare la società del Pescina, il comune di Pescina, ma in realtà tutta la gente di Pescina, i suoi compaesani, per l'accoglienza proprio in quella giornata. È stata la giornata della rifinitura pre-Empoli. E poi nelle prossime partite Zauri dovrà affrontare prima Marco Baroni con la Cremonese, poi a Perugia, quindi Massimo Oddo, e poi il Frosinone allenato da Nesta. Alessandro Nesta. Però i due ex sono Barone e Oddo. Bella sarà la sfida con Oddo e Nesta, Zauri e Oddo. Faccia a faccia tra grandi ex giocatori. Avremo occasione di parlare di questa sfida. Zauri, che poi sono grandi amici, quindi sì. Enrico, qualche altro aggiornamento dopo la sconfitta contro il Pescara? Chiaramente sono ore di riflessione in casa Empoli. Il presidente Corsi si è preso fino a domani per decidere circa la permanenza o meno di Cristian Bucchi. Da alcuni rumors sembra che Bucchi possa restare, però domani ci sarà la decisione definitiva, mentre il presidente Spinelli del Livorno al momento ha confermato Breda dopo la sconfitta di sabato. Bene. Allora approfitto. Forse il presidente è in riunione con Spalletti. Con Spalletti, come diceva Gianni Rosati. Bravo. Allora approfitto della presenza del professor Pietro Viterio, che è spesso nostro ospite, perché martedì prossimo ci sarà un convegno molto interessante. Adesso lui ci darà i dettagli. Un convegno sulla psicologia dello sport nel calcio e nelle crisi. Si terrà presso l'Università di Pescara. Tra gli ospiti ci sarà anche il responsabile dell'area psicologica della Juventus, il professor Vercelli, che presenterà il suo modello Sfera nel calcio. Ecco, questa è la locandina. Pietro, quest'idea quando e come nasce intanto? Intanto nasce dalla mia passione nel seguire il calcio, a Pescara, da tifoso del Pescara. Da giornalista anche. E poi ho voluto applicare e interessarmi sempre di più con la psicologia in questo sport. Vi dico anche che solo la Juventus mi risulti abbia un'area psicologica dedicata proprio alla squadra, non ne conosco di altre, con Vercelli che è responsabile ma che ha un'intera equip. L'Inter non ce l'ha? No, un'area psicologica no, dedicata no. Nemmeno Milan, che mi risulti. Pure Cristiano Ronaldo. Ma attenzione, ecco, quando si parla di psicologia e psicologia dello sport non si parla solo di terapia di curare, ma di migliorare e ottimizzare le prestazioni e soprattutto anche il gruppo, perché si ha l'idea dello psicologo più clinico che interviene e cura. Invece lo psicologo serve anche a migliorare le condizioni mentali e la preparazione mentale. Infatti, ecco, i temi che verranno discussi in questo convegno? Molto interessanti, partirò con il mio intervento più trasversale, dove parlerò delle condizioni essenziali per il successo nello sport e nel calcio. Quindi ci sono due o tre ingredienti fondamentali che
bisogna assolutamente approfondire, che fanno da base. Su questi ingredienti poi si metteranno tutta una serie di altre tecniche e strategie. Si parlerà però anche di FIGC, perché questo convegno ha il patrocinio della Federazione Italiana sì. Gioco Calcio, e si parlerà dei centri territoriali federali che si stanno costituendo sul territorio italiano, dei punti locali di eccellenza che cura la FIGC direttamente. Poi si parlerà di recupero psicologico post infortunio nell'atleta e nel calcio. Si parlerà di dinamiche di gruppo nel calcio, proprio nella squadra, e poi ci sarà l'intervento anche di Vercelli, che parlerà di questo modello di potenziamento mentale. Posso Spera. Chiederti, Pietro, Spera. Perché il mondo del calcio è un po' restio ad accettare la figura dello psicologo all'interno della società? Perché si pensa che possa rubare, fra virgolette, un compito che è spesso anche dell'allenatore? Cioè, lo chiedo in maniera molto... No, penso che sia più un fatto culturale, una mancanza di conoscenza che sull'importanza invece della preparazione mentale, quanto la preparazione fisica e la preparazione Però tattica. Voi avvertite questo clima di diffidenza da parte del mondo del calcio? Sì, perché ma il convegno serve proprio a questo, a creare cultura, a sensibilizzare, come dire, addetti ai lavori e non proprio sull'importanza della psicologia dello sport. Qualcuno vuole fare delle... mi risulta che nel basket, nel mondo dell'NBA, le società quasi tutte mi dicono, però non lo so se è vero, lo psicologo ha un ruolo importante. Esatto, è presente in ogni società. In America di più, qui in Italia ci si affida molto di più al coach individuale, quindi che non è un vero e proprio psicologo dello sport. Il famoso mental coach. Mental coach, che può avere una preparazione psicologica, ma spesso no. Ma soprattutto la psicologia dello sport prende in carico tutta la squadra, non solo l'individuo, e fa un lavoro proprio di strategia. Ecco, anche voi avvertite questa idiosincrasia un po' allo psicologo, Edoardo, tu sei anche un medico, quindi dall'esterno la ritieni una presenza che può dare sicuramente un contributo non solo poi a chi va in campo, ma anche all'allenatore, agli stessi dirigenti probabilmente. Sì, sì. Basta vedere la Juventus, i risultati che sta ottenendo negli ultimi 8 anni, 7 anni. Sì, però sai che ti dicono, sì, ma la Juventus è forte sul campo perché ha i campioni. Ma credo che il lavoro dello psicologo serva. Ci sono io faccio le domande tranquillità ai singoli. Le domande del popolo queste sono. Ci sono squadre di campioni come il Paris Saint-Germain, ad esempio, che non ha avuto gli stessi risultati in molti momenti, o anche altri esempi. Ma l'aspetto più importante, la Juventus ha avuto gli stessi risultati del Paris Saint Germain, cioè in casa vince il condominio, il campionato di condominio, in Europa la prende sui denti sempre, quindi la Juventus e Paris Saint Germain hanno fatto non hanno fatto due finali. La Juventus, ha vinto 35 campionati in Italia non apriamo questo discorso, no, il milanista ovviamente la Juventus e Paris Saint Germain hanno fatto esattamente le stesse figure, sì, il concetto sulla figura dello psicologo. No, la figura dello psicologo invece è una figura importante sicuramente in tutte le aziende, ormai ci sta, la psicologia fa parte della medicina, non è una scienza. Quindi non c'è cultura nel calcio? Non c'è cultura in linea generale, soprattutto insomma in settori in cui non è ancora penetrata, però è chiaro che è molto importante invece risolvere i problemi anche psicologici dei ragazzi, perché poi non ci scordiamo che questi sono ragazzi, insomma sono ragazzi che sono dall'età di 10-12 anni, sono entrati in un giro, in un vortice che non è quello degli altri ragazzi, quindi la loro adolescenza è stata molto particolare, i loro studi sono stati molto riduttivi, quindi hanno bisogno sicuramente di essere, cioè se Balotelli avesse avuto un mental coach probabilmente sarebbe diventato meno strano di quello che è, non si sarebbe rovinato una carriera. Si sorride perché quello è un Cassano. Là ci voleva un convegno di psicologi, un convegno per uno, un convegno per un altro. È importante per dare anche, detto volgarmente, ecco, diceva bene Enrico, una domanda del tifoso, tranquillità all'interno del gruppo, al singolo giocatore, di conseguenza al gruppo, ma anche tranquillità all'interno della propria vita. Sì, ma non solo questo, per capirci, ad esempio, se la squadra fosse una Giulietta, no? La Giulietta non si trasforma in Ferrari, però ottimizziamo al massimo le prestazioni della Giulietta, la facciamo andare al massimo dei giri, no? Ed è importante, è come,
come le tante figure si stanno, un'altra figura è quella del nutrizionista, che negli ultimi anni è entrata sempre di più nel mondo del calcio. Nuove, sono certo. Figure importanti perché ottimizzano le risorse. Tutto e ha ragione, la Juventus, Riccardo, e Paris Saint Germain non hanno fatto gli stessi risultati. La figura dello psicologo non solo nello sport, nella vita, è una figura importantissima. Anche per questa trasmissione. Assolutamente sì, soprattutto per certi personaggi. Perché attenzione, 4 anni. Perché purtroppo la mentalità, diciamo, dell'italiano medio che vede lo psicologo come sto male, vado allo psicologo. Invece lo psicologo, a mio avviso, è colui che ti può aiutare. Grandi manager hanno tutti uno psicologo. Chi è sottoposto a grandi stress vanno dagli psicologi. Perché? Perché ti aiutano nella crescita, come ha detto giustamente il dottore, non è che ti cura solamente, ma che ti aiuta a migliorare, che credo che sia la figura dello sport, proprio l'aiutare al massimo alla prestazione. Come si svilupperà questo convegno? Ci saranno... Sbaglio, dottore? No, sono d'accordo. Si svilupperà con interventi successivi uno dietro l'altro, e tra l'altro ci sarà l'intervento, mi sono dimenticato di citarlo, di Germano D'Aurelio, conosciuto Duccio. Meglio come Induccio, sì. Che pazzo. Sembra grande Induccio. Sembra, come dire, fuori luogo, ma non lo è, perché farà tra l'altro un intervento molto scientifico basato su dati, su ricerche, e parlerà di quanto il sorriso, il divertirsi, aiuta anche nel gioco, certo, e nell'anima, e non quindi anche nella convinzione. Quindi anche prendere le cose con un po' più di leggerezza. Esatto, e migliorare la prestazione. Ci sarà il presidente della FIGC Abruzzo Ortolano, il presidente, sì, del Pescara Sebastiani. Spero di sì, tendo sua conferma. Poi vabbè, altri... Ci saranno rappresentanti, penso, della Teramo Calcio, altri addetti ai lavori, e ci sarà tutta l'università anche, insomma, tutti curiosi, tutti quelli che vorranno partecipare. Otto De Leonardis ci sarà. Ci sarò. Lo spero. Spero tutti voi. Spero che mi faccia bene. Va bene, ci darà un altro punto di vista. No, volevo aggiungere una, sì, cosa, giusto per dare il tema. Io lo seguo da 60 anni nel calcio. Allora, all'allenatore si è sempre chiesto di essere anche psicologo. Bravo, perché, esatto, questa, prima, esatto, perché è la prima cosa che si pensa: no, l'allenatore deve essere psicologo. Credo che deve curare l'aspetto psicologico, esatto, quando si perde. Quando si perde, quando si vince, come il rapporto con i singoli, esatto, che è l'escluso e via dicendo. Probabilmente questo mondo che avanza, credo che la psicologia possa essere utile anche con gli addetti ai lavori, non solo con l'allenatore. Quindi cioè, intravedi un po' di gelosia da parte degli allenatori verso, sì, questa figura, soprattutto, sì, verso, sì, l'allenatore. Cioè, altrimenti non farebbero le sparate. Vorrebbero fare le capriole, perché verrebbero sgravati di un compito non facile, perché l'allenatore più bravo di questo. Avete provato a invitare qualche allenatore per sentire anche la versione? Sì, io aspetto che intervenga anche Zauri, che ci sia, ma anche altri allenatori, spero anche Oddo, vediamo, insomma. Io aspetto un po' tutti, ma lo psicologo dello sport collaborerà e sosterrà il lavoro dell'allenatore, sì, non si sostituisce all'allenatore, capiamoci bene. E poi spesso gli allenatori utilizzano gli aspetti, come dire, delle tecniche psicologiche senza sapere cosa fanno pienamente, non hanno piena consapevolezza, però sanno che funziona, però non capiscono quando non funziona e perché. E lì è bisogno. Comunque, bisogno in bocca al lupo per la riuscita, grazie, di questo convegno, che grazie a te per lo spazio. Seguiremo martedì dalle 9 alle 18. Dalle 9 alle 18. Sarà un tour de force. Ci vuole lo psicologo. Professor Vercelli, scusa, sarà stressante. Il professor Vercelli quando parla in circo? Quando parlerà? Dalle 14 alle 15:30 nel pomeriggio. Preciso l'orario per me con calma. Ti svegli con calma e può esserci alle 14. Non sottovalutate gli altri interventi. No, capito, ma era per chiudere prima il professor Literio. Ci sarà Claudio Robazza, la dottoressa Cristiana Conti. Il tuo intervento subito la mattina alle 9. Va bene, 9:30 dopo la Edoardo, cosa ti senti di dire a Zauri? Chiudo con te stasera. A Zauri perché di continuare su questa strada, perché e di fare le corna, di fare le corna, di recuperare, speriamo, di recuperare Melegoni, perché io sono contento di questa sosta, so che Melegoni è tornato in gruppo. Melegoni è un altro giocatore tipo Bettella, cioè certo, siamo certo, mondo Atalanta, un altro giocatore importantissimo. Ciocev potrebbe, speriamo, rientrare, allora il Pescara potrebbe veramente avere un centrocampo come non ce l'ha nessuno in Serie B, e potremmo vedere grandi cose.
Come festeggerai San Martino, Luca? A cena più insieme. Facendo le corna insieme a Zari. Grazie, Luca Pennesa, Riccardo Clinco, Edoardo De Blasio, Francesco Di Francesco, al professor Pietro Litelli, al Totò De Leonardis, ringrazio Maurizio Daguì in regia, Andrea Costantini, ci rivedremo lunedì prossimo. Certo. Poi domenica si gioca in Lega Pro, c'è una gran partita, Teramo-Ternana, un trittico difficile, Ternana-Bari-Regina. Bari-Regina, domani sera c'è Mister Tedino nella Mister trasmissione Tedino, domani Porcello. Sera, Andrea, non ce lo dici, c'è Mister Tedino. Ma c'è Francesco. C'è Francesco. Grazie anche a Gaetano Tereo, grazie a Loris Bennato, a Stefano Rigatti. Ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.